Eccolo, ciao ragazzi, benvenuti in live. Com'è? Com'è? Bella Jack Nail, prima a scrivere in chat, il nostro Rich streamer. Ciao Rich, come va la vita? Va bene, Jack Nail, dai. Poco dopo è scritto che anche a te va bene, ma potrebbe andare meglio. Ma anche peggio, esatto, sì, è quello il discorso. Ciao Miki Tusa, nostro mod, oltretutto Rich streamer da 3 mesi. Delfino Curioso, ciao Ammoni. Penso che voleva scrivere amori. Ciao a tutti, chi c'è di altro? Chi c'è? Anto08 da che scrive bella, bella a te, Anto08. Benvenuto, prima volta che scrivi in chat. Benvenuto. Ti sei accomodato nella poltrona o nel lettino? Ho messo comodo il cuscino per vedere una stream di Rich Stream. Chi c'è di altro? Non voglio dimenticare nessuno. Bella, Mad of Gaming, nostro collega di GTA 5 Roleplay. Rich, ma quanti colleghi ci sono? Boh, ancora non lo so, ora lo scopriamo ragazzi, lo scopriamo in live. Ciao Barons, bella Toxic Freed che insulta la gente in chat. Beh, Toxic mi sembra giusto che insulti, insomma, fa parte di lui, no? Niente, niente. Qua dice Anto, dice io aspetto la V7 che spero sarà bella. Ma sì, certo che sarà bella, dai. Che dite ragazzi, entriamo? Sta scherzando, ma sì, certo che sta scherzando. Toxic Free, ci ho messo anche la risata dopo, quindi penso che vi conoscete, no? Miki Tusa. Dai, giochiamo, facciamolo. Vediamo un po'. Vediamo un po' come va. Jack Nail dice: sorridete sempre alla vita, ragazzi. Grande, Jack. Sembri Rich Stream Profeta. Ragazzi, dovete sorridere alla vita, parola di Don Prete. La mattina, sono i soldi che gli faccio una rapina. Alza le mani, sei puntato. L'avvocato vuole me. Yo. Stai tu chi corri stream? Ehi, Baby Rich contro Greco. Greco, un sacco. Questa è l'ultima live della settimana. Yeah. Era una pagliacciata iniziale, ragazzi. Allora, fatevi fare le cose iniziali, la procedura. Chi mi ha offerto un caffè? Che cazzo? Ah, Paolini forse me l'aveva offerto un caffè. Non avevo capito che era un caffè vero. Giubbotto ne uno. Ok, potrei averne di più. Oh cazzo, entriamo in radio. Andiamo a rimetterci la divisa perché se sloggo senza il cappello, il caschetto, non ho il caschetto. Tutte le porte chiuse, ragazzi. Importante chiudere le porte. Perché se no i criminali e i criminosi potrebbero irrompere. Ma sto andando nel posto giusto? Dove cazzo sto andando? Oh no, ho sbagliato posto, ragazzi. Mi sto rincoglioni un pochettino. Minchia, non ho ancora imparato com'è fatta la centrale. Ma no, era giusto. Ah no, non era giusto. Devo uscire dall'altra. Sì, sono proprio rincoglionito, ragazzi. Sì, confermo, sì. Devo uscire da quella parte. Ricorda il cartellino, collega. Già cartellinato, Mad of Gaming, tranquillo. A volte mi dimentico di chiuderlo il cartellino quando sloggo. Perché sloggo di fretta, devo caricare la live su YouTube, fare tutte le varie rotture di coglioni. Quindi me ne dimentico, però poi quando me lo ricordo lo aggiorno, tanto c'è cioè nel senso. Non è così grave come cosa, diciamo. Minchia, tutte chiuse, veramente. Qua deve essere passato tipo Paolini o qualcuno di precisissimo che la chiuse tutte, proprio. Qua l'ho chiusa? Sì. Delle volte non mi fa l'animazione, quindi non capisco se l'ho chiuso o no. Però dovrebbe funzionare. 18 stream, buonasera colleghi. Ah no, devo andare su. Buonasera. Porca puttana. Vabbè, dai, facciamo il giro, vediamo chi c'è qua. Facciamo il giro da fuori.
Andiamo un attimo in camerino, dove vi dedicherò un ballettino sexy per tutti quelli che sono in live, che mi stanno guardando in questo momento. Sperando non entri nessuno, se no faccio anche, come dire, una figura di merda, ragazzi. Allora, come cazzo mi spoglio? Questa, raga, è roba per adulti, eh. Ecco, così, così va bene, dai, che non ho via di togliere tutto. Col fucile. Let's go. Rich Stream Sbirro, assistente capo, vi arresto tutti, facciamolo. Basta. Torniamo seri. 18 secondi. Buonasera, collega. Ciao Ricci. Oh, per un pelo non mi ha visto. Nessuno sa cosa faccio nei camerini. Oh, sento la voce di Paulini in lontananza, il carissimo Paulini. Mi piace andare in pattuglia con Paulini perché ha una... Vabbè, a parte che è esperienziato e ci sta, perché anch'io, ragazzi, cioè, devo comunque imparare cose. Mi sento al sicuro con Paulini. Però ha anche una voce squillante, quindi la sentite bene in live. Paulini, dove sei? Ho tutti al desk. Porto d'armi per il carissimi, portarmi. Buonasera. Buonasera. Allora, salve civile. Porto d'armi base. Lo puoi ottenere per legittima difesa. Non... Ciao, cioè, Z Slack. Grazie per il follow. Benvenuto in live. Puoi fare in ospedale. Okay. Poi devi portare il foglio cartaceo qui. Oh, Santana, attenzione. Sarà Santana o Santiago? Lo confondo sempre. Qui ti viene registrato il porto d'armi. Devi consegnarlo. E costa 30.000. Porto d'armi base. Z Slack, come ho fatto ad entrare su 5M? Mi dà 50 minuti di attesa a me. Le armi, strano. Riavvia 1, tutto. Basta. Che ce la fai? Il classico tecnico, ragazzi. Basta riavvia. Non è che c'è molto da fare. Riavvia. Siamo qui per lei. Buona giornata, Santana. Presente. Oh, azzeccato. Non ti ho chiamato Santiago oggi. Neanche Corvo. Bello. Come va, colleghi? Che succede oggi? Mi volete fare un recap? Vi va? Che è successo? Contatemi per le vostre vite. Paulini, che è stato presente, faccia un recap. Faccia. Paulini, sembra che non mi vedi da una vita. Sei lì imbambolato che mi fissi. Perché sto avendo dei problemi di occhi. Dovrei chiudere e riaprirli. Forse sono gli occhiali. Sì, aspetta, però chiudere e riaprirli. Va bene, ti aspettiamo. Cavolo, Paulini, arrivo. Ti aspettiamo. E quindi, ragazzi, niente. Ma lei è sicurezza? Sì. Oh, vedi cosa è accaduto a queste robe. Come stai, sicurezza? Bene. Tutto bene, caro collega, tutto a posto. Yo, yeah. Sì. Questo è il saluto dei Gexta. Sì, yo, yeah. Non sono molto credibile, vero? Diciamo non fai un polizzato gangsta, non sì, sono troppo serio per sembrare un gangsta, sì. Fa lo paura Santana fa paura. Santana, cosa fai nel tablet? No. Fammi vedere. Io... che tu stai guardando cose scrocce. Cose classificate, non è collega, dai. Già l'altro giorno stavo usando questo computer, c'era la cronologia, non vi dico che cosa ho trovato con la cronologia. Non ve lo dico. Però c'era loggato il profilo di Wearbook di Santana. Quindi era una traccia. Sì. No, sicuramente. Di Wearbook, ragazzi. Sentite quanto entriamo nella parte. Sicuramente. Questo scommetto è tuo, vero? Sto coso qui dentro. E quale? Questo. Ah, il dildo. Hai ragione, cazzo. Quindi c'era davvero un dildo qua dentro. Un giorno qualcuno l'aveva segnalato dall'altra parte del desk. Mi sta prendendo per il culo. Io non avevo capito che c'era veramente un dildo. E vabbè. No. Ormai è un ricordo del sicurezza. Cosa mi racconti? Dai, oggi cosa hai fatto in servizio? Niente, sono letteralmente entrato in città quando sei entrato te. Più o meno. All'incirca, più o meno. Quindi non hai fatto un cazzo. Poco più.
No, esatto. Prendiamo soldi gratis. Ma sì, che poi ci pagano pochissimo. Però non dirlo mai al comandante o a qualche grado alto, che poi si indignano. Ci okay? Ci mancherebbe. Ricordati, noi lavoriamo per il rispetto, esatto, per la legge, non per i soldi. Sì, esatto, facciamolo. Esatto. Beh, tanto sono ricco, capito? Eh sì. Quindi che si fa? Meno male esistono i bit. Sì, esatto. Allora, dato che vi vedo volenterosi, sì, formate una pattuglia, rimango io al desk. Va bene, dai, vado con sicurezza. Fa questo sforzo, sergente, di rimanere al desk. Mi sforzo di rimanere al desk, veramente. Sicurezza, lei in buone mani, andiamo. Segua l'assistente capo, andiamo. Prenderemo la mia succulenta charger. Ciao Mattia, benvenuto. Let's go. Non so come chiamate Rich stream. Chiudi. Chiamami stream. Fa più, come dire, okay, più fico. Sa per cognome, caro sicurezza. Giusto, giusto. Io mi sento al sicuro con lei. Sarà il suo cognome? Non lo so. Sì. Sicuramente per qui. Prego, si accinga al parcheggio lì. Arrivo subito. Come stai, Mattia? Benvenuto in live. Che ci fai qua? Come ci sei arrivato in live? Dici. Come hai trovato questa live? Sono curioso. Da gente capo prendi 200? Sì, pare gatto, infatti. Me ne sono accorto. 200 ogni 2 ore, tipo. Occupati tu della radio, mi raccomando. Sì. Vediamo un po' la situazione, caro collega. Che stanchezza quest'oggi. Benvenuto su G-Live da Fat Rich. Let's go, facciamolo. Mangiamo i panini, gli hamburger. Cosa, collega? Mi va un po' a rilento l'applicativo. Quando devo scrivere un messaggio o cose così, prima di inviarlo ci vuole un paio di secondi. Ah sì? Ma il telefono dici proprio? O l'applicativo? No, l'applicativo. Ah, l'applicativo. Che diciamo strano. Boh, io ho solo timbrato il cartellino, quindi non mi sono reso conto di... E niente, pattugliamo un po' il posto, ragazzi, vediamo come va. Comunque stasera. Eppure solitamente c'è tanto. No, raga, a me fai va, me sta andando bene, persone, diciamo, questo. Bene, te boh, imparo F e quindi sto cercando nuovi streamer perché ogni tanto mi annoio. Ah, va bene, Mattia, grazie mille. Cercherò di farti divertire. Ovviamente, ragazzi, non sono un giullare, cioè, se mi diverto, tutto quello che vedete è real. Quindi, se mi diverto io, vi divertite anche voi. È full kittata la charger? Sì. Bella madonna. Ha un'agilità sta macchina. Sa, collega, che sono arrivato terzo nella gara di Formula 1 recentemente. Sì, lo so. E mi hanno premiato con la Mustang. Non so se l'hai saputo, che sarebbe un'auto che può usare solo da stagione. Ma guarda, non c'è niente da invidiare perché fa cagare quella macchina. Fa cagare. Ieri c'era l'inseguimento che poi era l'asso, mi sembra. Sì. Sì, no, sentivo in radio che non è il masso. Beh, però c'è un'anima. L'estetica le batte tutte. L'estetica è bella, sì. Quella è bella da prendere quando vuoi fare il figo, che magari vai fuori da un locale a rompere i coglioni e i proprietari, a chi è fuori, alla gente sbronza, capito? Però per fare gli inseguimenti assolutamente no. Sì. Ragazzi, se non riuscite a connettervi su Virsity, dalla lista di 5M, probabilmente potete farlo con F8 Connect e il link del server. Probabilmente la gente sta avendo dei problemi, sai? Sta, a svegliarsi sta. Proprio stanno tutti dormendo perché hanno dei problemi. Io non ho avuto nessun problema, insomma, mi sono svegliato tranquillo. No, ma... boh, anch'io tranquillo, un po' sonnato. Non dirmi che non c'è nessuno in città, porca puttana. Te l'ho detto, siamo in 9000, quindi quasi 9000. Nessuno. Sì. Com'è possibile? Siamo io, tu, Santana e altri Paolini. 4. Quindi già siamo un 4. 4000. 4000.
Sì, 4000. Cazzo, raga, non c'è nessuno online. Che cazzo sta succedendo? Staff, risolvete. Oh, non mi senti. Aia. Aia, aia. Presa aia. Larga. Adam 1. Diga. Ok, ogni tanto datele un check, così almeno so che non vi hanno rapito. Dici qua. È un mortorio oggi, collega. Eh sì, è tutto troppo. Vado a guardare l'app del comune, guarda in quanti siamo, siamo un pochino. Che palle. Ma stavo scherzando. Oh, 10.000, incredibile. Ah, bene, forse si sta risolvendo. Raga, stanno impazzendo i filtri, ma però che è cazzo? È strana sta cosa, perché solitamente se qualcuno c'ha problemi io sono il primo ad averli. Invece... Sì, solitamente anch'io, sai. Sono a trago problemi io. Esatto, queste esatto. Cose tecniche. Oh, ecco. Ah no. Minchia, appena detto. Aspetta, non dico più niente. Mi stava per esplodere il cervello, bro. Mi è venuta una fitta potentissima, ho avuto un momento di blocco, no, bro. No. Ciao Kirito Twitch, benvenuto in live. Sei anche al volante, sei. Ragazzi, qua stiamo pattugliando. Vediamo se c'è qualcuno. Oh, ma collega, ma lei abbaia anche. A volte sì. È un cane. Diciamo il Tourette, non so se lo conosci. Ah, sì. No. Sì, a volte può capitare che ti partono parole così, versi, parole cose. Esatto. Ciao Alvina. Alvina Levin Murra. Let's go, facciamolo. Buongiorno a te. Collega, ti spiego. Da Temer, prima di entrare di 35 minuti qualcuno riesce a qualcuno. No, non funziona il codice di accesso diretto e l'admin non possono fare miracoli, quindi addios. Boh. E allora, raga, io sono tra i fortunati che è riuscito a giocare. Confermate in chat che 5M non sta funzionando bene. La gente non sta riuscendo a giocare. In pratica sono l'unico in Italia ad essere riuscito a entrare su 5M. Col collega qua a fianco. Vediamo un po'. Stiamo al centro comunque. Stiamo al centro. Vuoi guidare un po' tu, collega? Dai. Come vuoi. Vai, guida tu. Ecco. Passami sopra. Oh sì, che bello. Sopra. Vai. Ecco. Qui dopo tu vai dove vuoi. Rimarrai in zona centrale, visto che siamo pochi cittadini svegli adesso. Sì. Forse infatti. Se ce lo teniamo è peggio. Facciamo un giro così delle zone centrali. 23 Adam 2 Santana Paolo. Sì. Cosa farò nella V7, ragazzi? 99% polizia. Anche perché dopo il wipe della V7, raga, se sei poliziotto non perdi il personaggio. Quindi posso continuare dal mio grado, se non sbaglio. Non ho problemi, perché mi stai esplodendo la connessione cerebrale. Vabbè, se hai troppi problemi guido io, guida ancora un po'. No, vabbè, ora ti dico. Ragazzi, il server si chiama Weird City, potete fare musco esclamativo... Muscolo, che cazzo sto dicendo? Punto esclamativo server in chat e avrete il Discord e da lì potete scoprire il resto. Molto semplice, se vi serve la lista dei comandi in chat, ragazzi, punto esclamativo, comandi. Muscolo esclamativo... raga, delle volte ne dico delle belle. A volte quando riguardo le mie live, perché mi riguarda alcuni momenti per vedere come sono andati, perché quando sono in live non mi rendo bene conto. Mica, delle volte dico delle castronerie. Boh, tipo a volte chiamo collega gente comune che non sono colleghi. Boh, non lo so. E il bello è che non me ne rendo proprio conto. Cioè, dico le stronzate e non me ne rendo conto. Poi mi riguardo dopo e dico, ma come cazzo ho fatto a non accorgermi di aver detto questa stronzata? Insomma, ragazzi. Ciao, quel croccante. Croccantissimo, attenzione. Ragazzi, qua stiamo facendo guidare il collega, visto che non ci sono situazioni ancora troppo rischiose in questo momento. Pattugliamo la città con onore e rispetto. Polizia di Weird City. Ok, let's go, facciamolo. Ok. Scusa collega se sono un po' silenzioso, ma sto meditando. Che fa sto? Non pensante? Sì, non pensante. Guarda, ieri abbiamo ricevuto un non pensante fino ad un certo punto. Poi alla fine ci siamo accorti che era un non pensante. Ma non sembrava, eh.
Sì, no, ma lo so, a volte li piglia il ciucco. Ha rubato una macchina e ha iniziato a Sì, scappare, tipo. Allora ha detto, che cazzo, abbiamo acceso i lampeggianti, accosti, non accostava. Poi l'abbiamo superato e ci siamo accorti dalle movenze, insomma, che erano guardi pesanti. sto cavolo. Ecco, tipo questo. Signore, aspetta che lo faccio convergere. Prego, Vada! prego. Un po' a modo brusco, però. Aspetta, io vorrei vedere la manovra, se riesce a farla. Possiamo rimanere un attimino fermi. Prego, prego. Vediamo se ce la fa. Attenzione, oh, guida meglio di certi Oh, oh, oh. pensanti. Ah, no, mi No. correggo, aspetta. Un po' avanti, prima, perfetto. No, attivo la smart, attivo la smart. Fiancantina, Oh, Madonna Santa. fiancantina. Ok, dai, ce l'ha fatta, No, la bella, smart. Vabbè, però la smart sarebbe da arrestare, bella. Perché ha superato a destra? Così. ma a parte quello, ma è un Brutta. pazzo. Eh sì, pazzo, Vabbè, ascolta, un pazzo. Sì. andiamo al Malink, dai, vediamo se lì c'è qualcuno. Solitamente i meccanici, boh, ci sono. Mamma mia. Prima all'inizio, quando era stato, diciamo, Quel croccante, strutturato la il patente lusso, su Weird, attualmente la c'erano tanti compri e carcinieri. basta, capito? Proprio così, la E io ho compri. In visto di botto, concessionaria, 2000 bam, dollari. non c'era più Anche se nessuno. dovresti scoprirlo in RP. Furbacchione, croccante. Vabbè, ragazzi, dato che non sto guidando, svappo. Se vi dà fastidio l'odore, aprite le finestre. Uè, Sannega, il nostro rich streamer, freschissimo proprio. Se c'è qualcuno al Malink, ci facciamo anche pulire Sì. l'auto, così la facciamo scintillare. Sì, un po' sportivo, sì. Dai ragazzi, vi consetto di fare un po' di meta, un semi-stream sniping. Se non state giocando e giocate su Weird City, No, entrate che perché al facciamo un cazzo di Malink. seguimento. Che oggi c'è poca gente che hanno tutti i problemi con 5M. Dai, facciamolo. Che cazzo devo dire? Quello un pensante o non pensante? Ciao Fidget Spin, Cosa aspetta? Sì, benvenuto. non pensante. Che novità. Oh, Signora, alzi oh, oh, oh. le mani, un controllo. Beccato qualcuno? Una macchina viola lì, Vai, sperando impegnati. 10:45 di ribeccarla. di un'auto viola. Andiamo verso il garage centrale. Cercando di non fa ma cose bruschi. Vai dritto. È un attimo 17. Sì. che forse l'abbiamo già persa, era troppo veloce. Vabbè, allora, auto persa, ultimo avvistamento, zona 389. Se beccate un'auto viola, insomma. Vedete voi. 4. Accidenti, cazzo, l'unico Eh sì, cristiano. No, però mica. era già troppo avanti, insomma, Sì, ma tranquillo, tranquillo. poi esatto, l'ho vista proprio con la coda dell'occhio alla Marine che stava andando tutta dritta a 400 all'ora, ma no. Oh, un altro cristiano Dove può questo. essere andato? Non so. Salve, signore! Accosti il veicolo, dobbiamo fare un controllo. Forza, accosti qua a destra. Cosa ha fatto? Ah, i vetri oscurati, è illegale. Ah, vabbè, ma non ti preoccupi, dai. Chiudo un occhio, gente. Chiudo l'occhio. Ma sa quanti occhi chiudo? Dovrei essere cieco, cacchio, questo momento. No, 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 Sto no. sempre chiudendo occhi. Se non ha niente da nascondere, accosti, signore. Forza, facciamo un controllino veloce. Ma Controllo la no, ma patente, tempo da libretto. Come non ha tempo da perdere? Guardi che è un ordine, accosti. È un cazzo di ordine, accosti il veicolo! Arrivederci. 17, stiamo iniziando un 10:45 di una Ferrari rossa. Andiamo zona 396, signori. Vai l'autostrada, probabilmente. Vai in autostrada, niente. Proviamo a seguirlo. Ah, mi scusi, signore, Vai, ma proviamoci, magari si schianta. Magari si schianta. sì. Quella macchina Ricci va a Autostrada verso 590 nord, ragazzi. all'ora, madonna. Delle volte può essere un bene, ma anche un male il fatto di schiantarsi. Cioè, Ah, sì, quello di sì. andare veloce, volevo dire, scusa. Altezza. Altezza l'abbiamo perso. Dove c'è l'ippodromo, ma l'abbiamo perso.
Dove l'avete perso lì? È lì, andando verso nord dall'ippodromo in su in autostrada, verso nord. 10-4. Ciao Nicolax, il nostro mod, benvenuto. Forse c'ho la bodycam della targa. Aia. Scusate colleghi. Vedi, dopo la vado a rivedere se ce l'ho o no. Bene, Nicolax, l'unico mod attualmente presente. Let's go. Ah, se non è un problema, guida te che la mia connessione cerebrale sta un dando problemi. Oh, vai, scusami, ma... Facciamolo! Cos'è che volevo dirvi, ragazzi? Ah, Nicolax, ieri, scusami se a fine live non ti ho risposto al messaggio, non l'ho proprio letto. L'ho visto riguardandomi quel pezzo di live. Sei stato bravo, sei stato bravo. La macchina lì è esagerata, a mio parere. Secondo me il sindaco dovrebbe un po' riguardarle queste cose. Penso che verranno riviste, sì. Beh, sì. Se per caso ci sarà un'altra vita dopo il meteorite che esploderà inevitabilmente sulla città fra un po' di tempo... Chissà quando. Penso che molte cose miglioreranno, no? Sì, dai, sì, sicuramente. Credo nel sindaco. Doc, crediamo in te. Ehi, Doc, credo in te, bello. Anche se penso che non mi stia guardando, infatti sono offesa. Sirena? 13 di una Ferrari nera e blu al 205. Andiamo a dare un'occhiata al 205. Vedi GPS sì, con lei? Qui, è qui. Ah, sì, hai ragione. Sono così abituato a mettere i CVC nel GPS che anche se ce l'ho sotto il naso, manco la guardo la mappa. Cioè, lo metto. Me lo immagino, me lo immagino. Ok, il soggetto è sceso, è solo. Ma che brutto. Verde fluorescente, ma che cazzo è? No, ma è clamoroso. No, oh. Oddio. Oh, scusi, signore. Mettete sotto l'alieno, dopo io che fermo. Scusi, signore, ho avuto un problema. Non se ne è neanche accorto, tranquillo. No, bene, mi sono avvicinato, volevo vedere l'abbigliamento. Vai via, Rich, arrivederci. Pronto. Perché vai via, Rich? Perché? Così. Perché abbiamo investito, almeno diamo la colpa a qualcuno. Ah, ok. Cazzo, ero un attimo distratto lì. Vabbè, dai, non si è fatto niente. Poi, no. Cioè... È un alieno, Sicuramente... Per l'abbigliamento andrebbe già, investito più e più volte, in realtà. Però... Quello sì. Proprio avanti, retromarcia, avanti, retromarcia. Un po' di volte, insomma. Un po' di volte. Fino a fargli esplodere il craneo, tipo. Vabbè, mi dissocio. Che non si prende un bel volo, vero? Sì, e ritorna nel suo pianeta di alieni. Vabbè, quindi i colleghi sono stati fortunati che hanno fatto il primo fermo. E noi? Noi ci becchiamo gente che scappa a 600 km orari. Ciao, Mangi. Benvenuto in live, grazie mille per il follow. Qual buon vento ti porta qua? Io mi chiamo Rich Streamina e sono l'alter ego di Rich Stream. Lo conosci Rich Stream? Guarda, dammi fra un po' te lo faccio conoscere. Subito, vado nei finanziari. Vai. No, ragazzi, questo è Rich Streamina, io la chiamo così. Poi voi potete chiamarmi come volete, insomma. Oggi ho fatto la manicure, la pedicure, mi sono fatta la coda nuova, ragazzi. Oh, vai, spero vi piaccia. Già fatto. Sì. Ti sei perso 8 inseguimenti e 5 sparatori. Perché 5 secondi? Succede tutto molto velocemente. Ho risolto tutto io. Succede così, Solitamente succede così, che per magari stai 10 ore in città, non succede nulla, vai via quel 5 minuti. Sì, oppure ti si buca la gomma e succedono le peggio cose, non puoi guidare la macchina, sì. Oppure tipo
precipiti in elicottero e becchi un elicottero di civili reali, non di non pensanti, e non lo puoi inseguire perché hai distrutto l'elicottero. Sì, succedono sempre le cose brutte quando non devono succedere. Tipo ieri. Sì, che mi c'era io quello che stavo fatto. Sì. Ha avuto dei problemi, dei veri problemi ai comandi. Sì, sì, lo so, anch'io ieri, ti ricordi che... Ah sì, maledetto in macchina. Non so, ma così a caso, prima e ultima volta che mi è successo. Sono passati 5 minuti, Rich, come sono passati? Dovrebbe disattivarsi da solo, ragazzi. Vabbè, io vado, vi faccio tornare Rich Stream. Ciao a tutti. Si è comportata bene Rich Streamina. Oh, di nuovo. Ecco, vedi, si sarebbe disattivato adesso, invece si è attivato. Vedete, raga? L'avrebbe fatto da solo. Capite? Se lo disattivo io si deve disattivare da solo, poi si riattiva da solo. Sì, per 2 secondi, Ricolax, esatto. 10-13 al 204 di una Brabus già. Ma come? Ma tutti loro li stanno beccando, porca vacca. Ma no, davvero, Andiamo sempre in zona Malink, che lì... Oh! Ah no, questo l'hanno fermato loro. 10.45 di una Ferrari 204. Andando nel gara centrale da voi. L'avete già fermata la Ferrari blu? Sì, poco fa, ma si commette infrazioni. Sì, è andata veloce. Affermativo. Si ferma. Si allontani un po'. Sta andando abbastanza veloce e spericolato, Si allontani. Vediamo chi è questo alieno, dai, facciamo un controllino. Nei notiziari. Signor Verde. È sua questa macchina, vero? Sì, via. Che andava così veloce? Si può troppo pedale. Mamma mia, signore, che corde vocali ha? Un po' basse, C'è un problema giusto per le corde vocali. Bicchia. Ah, a me mi ricordo di lei dal tatuaggio. A meno che sia un'altra persona con questo tatuaggio. Sì, che l'abbiamo interrogata. Mi favorisca due cubetti. Ma la controlli prima. Lo so, vai, li devo ricontrollare. Siamo la legge, siamo la polizia di Weird City, signore. È Tostapane lei, ho capito. Sì, mi ricordo di lei. Signor Tostapane, sì. Ho capito. Che ci ha uccisi anche a me a Polini, Tostapane, lo sa Riccio? Vi ha tipo feriti mortalmente, tipo. Sì. Sì, ci ha fatti svenire praticamente. Bravo signor Tostapane, Beh. No, dico, bravo che atterra i colleghi. Si deve comportare bene lei con le forze dell'ordine. Al massimo vada a sparare altra gente, non a noi. Noi facciamo il nostro lavoro. Sono brava gente. Ma human a fare rapimenti al massimo. Sì. Vabbè, dai, signore, può andare. Se sta andando. Se no può rimanere. Se sta rimanendo. Nessuna delle due. Fantastico. Mi senti? Sì, ora sì. Sì. Forte, ma non chiaro. No, forte ma piano. Non so come dirglielo, è stranissimo. Ma allora, mi sento o non mi sento? Lontanissimo e in maniera stranissima. Strano, perché c'è la corda, cioè sto parlando... Vabbè, penso di aver capito. Bella, Mag78, giochi a GTRP, IRPF. Non so cosa sia, un server. Raga, sto giocando su Weird City adesso. Grazie mille Google per aver scritto in chat per la prima volta e benvenuto. Benvenuto anche a te Giuseppe Ita. Benvenuto anche a Gabri Maina. No. Ma che domande sono? Dai raga, siamo all'inizio, ci stiamo scaldando, fra poco sicuramente qualche inseguimento o qualcosa avviene. Lo sento. Ma assolutamente no, ma che questo gira con la macchina col taxi. Ho scritto taxi. Non comprendo. Oh, salve signor medico. Bici, tutto a posto? Tutto bene. Servono pillole, ragazzi. No, io ho pillole, ce l'ho già. Ha dei giubbotti antiproiettili da darmi? Oh, cacchio, l'ho spoilerato una cosa. Va bene. Questi non te li posso servire. Te li potrebbe dare il comandante questo. Era un tranello. Sicuro che non ha dei giubbotti antiproiettile?
Scusami, ma sembra il modo di reagire a queste domande. Sta nascondendo qualcosa. Visibilmente sta nascondendo qualcosa. Con i muscoli, mi spiegami. Signor medico, ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà sarà utilizzata. No, sto scherzando. La smanetto. Scusi, stavo provando le manette nuove. No, no, perché nuove manette? Sì, queste sono più sicure delle altre. Mi sento onorato di averle provate. Sono contento. Non ho capito bene cosa volevi dire con il bot di proiettili. Per caso lei ha dell'equipaggiamento militare da qualche parte? Magari a casa sua? No, dei caschetti antiproiettile? Alle pistole? No. E ce l'hai a porto d'armi? Sì. Certo, è regolare. Sarà meglio. Lei è Winchester? Diago. È uno dei fratelli Winchester? No, mi ricordi il suo cognome? Mi scusi? Andre. Ah, ok. Oppure il mio antenato Barrow, il mio antenato. Ah, ok, Barro, ok, ora mi ricordo, sì. Te lo dico ogni volta, è sempre te lo dico. Scusami, no, perché vi confondo. Hai i capelli uguali a qualcun altro, non lo so, vi confondo. Allora, scusatemi se lo ricordo. Ormai medici, no, tranquillo. Medici rimango, i Winchester non ce ne sono più in ospedale. Ah, ecco, ok. Uno lavora al concessionario, uno fa il cretino e uno fa in polizia. Concessionario cretino e poliziotto. Sì. Ah, il cretino lo becco sempre in cella, forse ho capito. Sì, bravo, Giuseppe. Esatto. Non è che gli altri due siano meglio, però, Giuseppe Winchester. E il concessionario? Boh, non ce l'ho ben presente, penso. Matt Winchester. Capisco. Comunque, invece come si chiama? Alessandro, visto che è lì in polizia. Alessandro Winchester, sì. Alex, come si trova? Come va? Non c'è più, mi sembra, no? Boh, non so se non c'è più, però mi ricordo di lui. Non ci ho passato tanti momenti, diciamo, assieme. Qualcosina. Un po' di grado troppo velocemente. Chissà perché, boh. Oh, magari se lo meritava, che ne sai? No, era un bravo agente. Sì, ma anche un po' stronzo. Comunque, signor medico, comunque, se vede, ragazzi, dei movimenti strani, ci faccia delle chiamate. Ok, sì, perché l'altra volta capita che ci sono i soliti deficienti di turno, ok? Sì. Fanno i cretini. Come l'altra sera, avete presente il così là sotto, quello per andare in vista? Il che? Il passaggio temporale per andare in vista. Ah, sì. Praticamente certe sere ci sono i cretini che si mettono là e vanno a giocare, proprio giocare, fare i cretini, imbaiarsi, morire. Ah, fantastico. Comunque, qualsiasi problema, facciamo così. In caso mi lasci il tuo numero. No, ascoltami. Il mio numero lo posso dare sul servizio. Devi fare una chiamata alla polizia, dai favoriti, dai preferiti del telefono, ok? Grazie mille. Ovviamente non dire in giro questa, cioè fallo di nascosto. Oppure, se vuoi, ti segni il mio, che se vi serve qualcosa in ospedale, pillole. Ci può stare, sì, ci può stare. Io mi segno il tuo, ma tu non ti segnerai il mio perché sono in servizio. Sì, tranquillo. Allora, vai. Aspetta. Sono matricole. Hai un soprannome? Come posso chiamarti? Mi raccontavano che c'è stato molte persone che arrivano e ad esempio, ma come ti chiami? Medico. La tua matricola, ma che cazzo te ne frega? Vai, dimmi il numero. Sì, te l'ho detto subito. Allora, il mio numero. Ciao, Big Luciano, benvenuto, let's go! 8-9-4-4. Il nostro top donatore, VIP, streamer, è tutto. Ridimi. Che cazzo? Mi senti? Puoi ripetere? 8944. L'hai sentito? Non posso rispondere. Rich, mi senti? Porca puttana. Sì, devi continuare a dettarlo perché sai, non posso parlare. Se vai no, di... 8, no, pure a me capita. 8035. Fantastico, per qualunque esigenza la chiamerò, signor medico. Ora noi okay. Andiamo, che abbiamo del lavoro da fare. Sì, oh, ma la nostra volante, porca puttana. No, ce l'hanno. Signore? Ha depositato la nostra volante. Mi sa che ha depositato. Questo è intraccio alla giustizia, sa. Ma come intraccio alla giustizia? Sì. Stavo depositando la mia gialla. La devo sbattere dentro, signore, per intraccio alla giustizia. Ma... No, vabbè. No, dai, sono buono. Almeno ci dia un passaggio. Ci dia un passaggio in centrale. Cavolo. Prende una bella macchina, mi raccomando. Quattro posti. Che cazzo, ci hanno messo dentro la macchina. Ecco, vedi, perfetto. Ragazzi, eccoli. Uno deve scendere, tu devi scendere. Tutti dentro.
succede, che altro. Signor medico, vada in servizio, che potrebbe essere. Io ho il problema che mi hanno levato l'auto. Anche a noi, infatti sono rapido. Insomma, hai tolto la macchina a tutti. Perché una volta che schiaccio pause, schiaccio. Ma come mai c'è scritto taxi sopra? A volte faccio questo lavoro di taxi. A volte non fai? Mi pagano con il meccanico. Ah, fai servizio taxi? Esatto. Vabbè, ci sta, Posso entrare? Grazie mille. Sì, sì. Ci lascia anche qua fuori, cioè, vabbè, ormai. Vabbè, tanto. Qua. Ma si guadagna, fa. Perfetto, grazie. È un po', sì. Andiamo, dai. Bah. Questa letteralmente non pare un cazzo. Sì, infatti mi sto un po' scoglionando. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più adrenalinico adesso, dai. Bell'inseguimento. Andiamo, cazzuti, ora. Andiamo. Settacciamo la città alla ricerca delle blatte. Ecco a cosa serve il medico. Ora chiamiamo il medico, sarà ancora al garage. No. Vabbè, sti cazzi, se lo chiamano loro. Ciao BB Shadow, tutto bene? È stato un inizio qua su GTA 5 Roleplay Vita da Sbirro abbastanza veramente un bel lento oggi, ragazzi. Ci starà. Cioè, pare che c'era molta gente che stava avendo problemi con 5M, che non riuscivano a connettersi al server. Quindi una cosa generale, ragazzi, non solo del server dove gioco io. E quindi c'era poca gente connessa. Penso che ora la gente stia iniziando ad entrare. Colleghi, tutto bene? Pattuglia, sì? Affermativo. E quindi niente, stiamo cercando cose da fare. Ieri è stato un macello, ragazzi. C'eravate in live ieri. Porca puttana, sono successi tutti i colori. Imprevedibile, ragazzi, la vita da poliziotto. È fica, a me mi piace perché non fai proprio sempre le stesse cose. Cioè può variare, mentre con la vita da criminale fai sempre le stesse cose. O farmi, o rapisci, o ti trovi scuse per sparare e finisce lì. Invece la vita da poliziotto è molto più vasta. A parte che c'hai comunque si spronato anche per salire di grado e tutto quanto. Cosa che, vabbè, anche nelle fazioni c'è questa cosa, però boh, è un po' diverso. Cioè, le fazioni criminali non hanno la disciplina che abbiamo in polizia. Perché se state guardando le live, comunque si cerca di tenere disciplina, ordine. Invece solitamente quando fa il criminale c'è sempre quello che fa il figo, e quello e quell'altro che è quello lì. C'è sempre, boh, quello che sa sparare, quindi il più figo di tutti. Quello che non sa sparare non viene chiamato a fare un cazzo. 13.000 persone, eccetera, eccetera. Insomma, invece in polizia è diversa la questione. E poi multe, cose, decidi tu cosa fare di quella persona che è davanti. Puoi essere buono, puoi fare lo stronzo. Rapine, elicotteri, inseguimenti. Non lo so, è più varia la vita da poliziotto. Mi piace molto. No, ma ho sentito delle voci che dicevano il server ha avuto dei problemi tecnici. Ma ora tutto risolto. Ah, quindi era il server che ha avuto i problemi. Weird ha avuto problemi, non 5M in generale. Mi dicevate 5M. Vabbè, comunque, se è stato risolto, meglio così. Ora si popola. Vediamo, ragazzi, se si sta popolando. Siamo solo in 13. No, non si sta popolando per niente. Me son rotto il cazzo. Me son rotto il cazzo. Me son rotto il cazzo. Davvero, eh. Ero venuto qui per fare qualche inseguimento, che rapina, boh, qualcosa, niente. C'è niente. Per me rimarrà il piccolo cadetto stream, dice BB Shadow. Mica, ragazzi, ammettete che sono molto migliorato da quando ero cadetto.
Le prime live quasi quasi mi vergogno a vedermi. Dica. Ero molto impacciato, invece ora sono più sicuro. Anche se comunque, ripeto, c'è sempre da imparare, per quello è fico. Ti manca un po' Milazzo? Di la verità. Ciao Milazzo, che fine hai fatto? Ormai tutti quelli di Weird aspettano la V7 e c'è pochissima gente. Me ne sono accorto, ragazzi. Me ne sono accorto. Spero che arrivi al più presto la V7. Io non so nulla a riguardo. Ah, hai fatto il web da almeno 3 settimane e ora sei criminale. Ok. Otix dice Weird sta proprio cadendo. Perché di... Otix dici così? Comunque sempre sto alieno, eh? È un momento di passaggio. Una Mercedes a 4 posti con una scritta sopra taxi gialla. Ah, ok. Eh beh, cosa hanno detto della Mercedes? Che è stata rubata. No, è stata rubata questa Mercedes gialla. Ok. Quella che ci ha portato i primi. Sì. Da chi sarà stata rubata? Da Tizio Verde? No. Cerchiamola allora, dai. Quindi in teoria se la vediamo si può fermare anche se non c'è un motivo. Teoricamente. Io sinceramente mi farei un giro. La targa finisce con DPG ed è del signor Gianluca Star. Affermativo, siamo alla ricerca dell'auto rubata. Dicevo, io farei un piccolo giro di tutti i garage per vedere se magari non posa. Almeno intanto guardiamo anche se c'è qualcosa. Proviamo. Qua non c'è. No, ma tanto. Oh, Madonna. Andiamo in quello qua su. No, lo dico perché più che altro non c'è praticamente nessuno, quindi almeno facciamo qualcosa. Il giro dei garage, let's go. Poi oddio. Cazzo, signora. I limoni. Signora lì. Piccolo ritrovato al 580, privo. Sta tranquilla, le chiamo un'ambulanza. Bronda, ambulanza. C'è una signora che inciampata ha sbattuto la testa. Può venire a curarla? Va bene. Ok. A posto. Bene, andiamo collega a risolvere il medico. Sì. Sfortunatamente queste vecchiette inciampano e sbattono la testa facilmente. Sì. Sono cose che succedono. L'hanno dato. Sì. 10, poi si fratturano facilmente. Bella raga. Cioè bella raga. Che cazzo è? Chi ma, era? Sì, un po'. Che era un gangster radio, no, ma infatti un po' particolare la radio pubblica. Ah, era Lorenz, ho capito. Che... Sei in centrale? E ora prima di beccarla, no, se si rivede lo dico al 10:45. Aspetta. Sei in centrale? Però. Sì, ma qua c'è un taxi. Sì, è noto però che è stata rubata. 40, vai, chiedi anche un 17, Ferrari, vai. 699, 17 per favore. Aggiorna il civico di continuo. Buonasera. Salve. Ah, ma siete quelli di prima, andate. Mi hanno rubato. Ah, okay. Mi hanno rubato. No, aspetti, signore dell'auto rubata, Signore, ma sta cercando il taxi giallo? Sì. È in centrale, è stato recuperato. Ah, ok. Vada. È un po' spericolato. Oh, attenzione, Drago ha regalato un abbonamento di livello 1 a R6FN. Grazie mille, Drago, per aver regalato il tuo abbonamento ad un altro utente nel canale. Gentilissimo. Quanto altruismo, ragazzi, questo canale. Direi un applauso del pubblico per Drago. Dai, Drago. Draco Malfoy. Attenzione. Appena regalato l'abbonamento Twitch di primo livello.
A chi? Perché mi è arrivata di nuovo la notifica? Ah, Placido 97. Attenzione, Drago sta sfornando abbonamenti. Let's go, facciamolo Drago. Let's go. Grazie mille di nuovo Drago. Ma ci sono in chat questi utenti, ragazzi? Cioè, dico, ci siete? Ringraziate Drago. Non fate Attenzione, è arrivato un altro regalo. Un altro abbonamento regalato da Drago. Attenzione, oggi Drago big money. Spesi bene, direi. Ad Alex DS93. Sì, scusa, mi ero tra i miei pensieri. Stanno succedendo delle cose nei miei occhietti. Ma tranquillo. Minchia, Drago. Grazie mille. Tre abbonamenti così. Spero che questi ragazzi ai quali gli è regalato l'abbonamento si facciano vivi, no? Sarebbe una soddisfazione anche per te. Ne manca uno per superare Big Luciano. Attenzione, sfida tra VIP. Aspetta, non sguinzagliate Big Luciano, che lui è fin troppo generoso. Potrebbe fare pazzie. Big Luciano, fermo. Te lo dico. Non dovrei dirlo, però fermo. Va bene così, ragazzi. Grazie mille comunque per il supporto. Un secondo a destra. Anzi, vai indietro, vai. Eccolo. Questo. Sì, 10:45 al 510 di nuovo. E là. Ok, 10:13 al 510. Cari signori. Buongiorno. Di che veicolo? Buonasera. Buonasera. Chiamo 17. Scusa, aspetta. Potete oggi, dove dovete andare? Non so bene, un veicolo potete nero abbastanza lungo. Amico che sta per morire. E dove sta per morire? Mi ha chiamato. È vicino alla base centrale. 12. Beh, l'urgenza, dai, vi seguiamo, andate. Mi raccomando, Paolini. Vediamo se va davvero al garage centrale, se no... Boh, sirene. Vada, se il suo amico sta per morire. Vada, scusi. Non si preoccupi dei semafori, vada, è un'urgenza. Ma il veicolo è in autostrada. No, allora, già detto che c'è un suo amico che sta per morire, quindi e lo stiamo scortando al garage centrale da questo suo amico. Lo stiamo scortando al garage centrale che siamo qui davanti, e non si ferma, quindi 10:45 di era una stronzata, mi sa. Sì, era una stronzata. È davanti alla centrale questo. Tanto non mi sfuggerà mai. Posizione, sì, sempre sì, a dritto, però... 212, girata a sinistra 218. Ma non è la gara centrale. Oh, aggiornate sì, sempre anche è sempre a 218. Cosa? Era vicino alla centrale. Ok, siamo. Allora, c'è un garage al 218, quello sotterraneo. Venite per favore perché è un po' particolare. 14, siamo qui. Aspettiamo il supporto dei colleghi e poi entriamo. Certo. Sembra un po' una 10:22 questo. Sì. Beh, facciamo questo controllo, dai. Mi sa che state dicendo falsa testimonianza, signori. Ai, vi state mettendo nei guai. Era un semplice controllo. Anche il passeggero, per favore, però, eh. Sì. Il guidatore si rivesta, scrivete pantaloni, grazie. Non ce li ho. Mi metto qua. Signore, per favore, mi favorisca i documenti. La macchina è sua? Lei è Diba. Sì. Che cazzo di nome ha, raga? L'ha scritto a caso. La macchina è sua? No. Di chi è? Ops. Come mio cazzo nemico. L'ho scritto? Ah, ragazzi, no, Diba, la non rima. La macchina Diba finisce con 525. Se un suo amico ha 5 minuti per chiamarlo. No, ho detto nemico. Vabbè, nemico, quel che sia 5 minuti per chiamarlo. Ma... Signore, potrebbe essere un furto veicolo se lei non riesce a testimoniare il fatto che la macchina è di un suo amico, capisce? No, in realtà dovevo andare a prendere la mia macchina al... Con una macchina rubata? Al garage. Sì, perché era troppo lontana. Quindi furto di veicolo, falsa testimonianza.
Sì, direi anche veicolo rotto, oltre che rubato. Ah, sì. Rotto, me l'ha rotto il suo collega. Il mio collega? No. Le posso assicurare che era già così, anche dietro. C'ho anche la bodycam, se ha qualcosa da reclamare. Mi ha rotto il finestrino dietro, però. No. Ce l'aveva già rotto da prima e ripeto, la bodycam ha qualcosa da reclamare. Io sono sicuro che ha rotto un finestrino. Allora, ragazzi, se diamo falsa testimonianza, c'è l'arresto. Quindi perché ha mentito su questo fatto? Danneggiato. Che il suo amico, un suo amico stava morendo, danneggiato, è brutto da dire. Rinanzia. Non sapevo cosa dire. Ci volete, non che abbiamo qualcosa da nascondere ovviamente, però niente. Un attimo. Due poliziotti. Poi volete fare il controllo. Cosa ha detto Paolini? Non gli do falsa testimonianza? Capisce che non è per il controllo, perché no, se ci diceva tutto gliela do all'inizio, potevamo dire che non come ti pare. Tanto cambiare nulla. Quindi nel senso che sono pochi mesi aggiuntivi, però però... Signore, mi dispiace, ma in quanto il veicolo è denunziato e quindi è stato rubato, la debbo dichiarare in arresto. Per questo motivo, signore, ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere utilizzata contro di lei in tribunale. Il diritto ad un avvocato durante l'interrogatorio, se non è uno, gliene sarà fornito uno d'ufficio. E se non è presente in città, dovrà difendersi da solo. Ha compreso i diritti? Sì. Ma non è lui. Il veicolo viene con noi in centrale. Io non sono il non era lui. No. Allora. Era l'altro. Abbiamo capito. Oh, ora sei in arresto anche tu, collega. Smanetta che. Scusate. Ho smanettato questo qua. No. Vi ho confuso, scusate. Lo smanetto io, vai. Ok. Chiamiamo un meccanico per sequestrare questo veicolo rubato. Se me ne occupo io. Dagli atti osceni in luogo pubblico, dato che non è. Non hai fatto. Vuole sequestrare il veicolo nero così a cazzo. Oh bella, tizio Caio che si è risubato per 2 mesi. Let's go, facciamolo. Ragazzi, ad un attimo, che dobbiamo fare questo arresto. Sì, ora facciamo le multe in cella, signore. No. Quindi, ma multa. Glielo dirò nel momento opportuno. Ma il mio amico in carcere, posso andare a trovarlo? Porti le arance. Sì, poverino. Dopo gli ovviamente date dopo, gli date dopo da mangiare. Sì, certo. Gli lasciamo il suo cibo se ce l'ha. No, quindi dove io vedo le guardie carcerarie, sì, certo. Si comportano bene, insomma. Ma quando non arrivi questa macchina, no. Vai. Dì che convergiamo per arresto. Avevamo uno converge in centrale per arresto. Già detto il Miranda che Sì, già detto. Okay. Era per lui, dai. Vi ho confusi un attimino, signori, scusate, ero sovrappensiero, tablet, cazzo e mazzi. Capita. Allora, signore, innanzitutto... Gialla, qua 218 che ci guarda. Comunque, certe volte, anzi, sempre è meglio dire la verità, soprattutto se è alla polizia. Ma non è ammanettato, scenda dal veicolo, signore. Aspetta. No. Ah sì, che ha manettato. Ma che cazzo. Boh, vabbè. Comunque ti dicevo, è sempre meglio dire la verità, che magari un poliziotto può anche chiudere un occhio su qualche certo reato così. Se lei avesse detto la verità la prima volta, quando l'abbiamo fermato prima, l'avrei fatta anche andare. Esatto. È che mi sono sentito un po' preso per il culo, sa. Non mi piace quando la gente mi vede per il culo. Devo fare il mio lavoro. Sono pagato per questo. A parte che ci sarà sicuramente la persona alla quale ha rubato il veicolo. So il che è manettato, non lo può usare. Lo può usare. La persona alla quale ha rubato il veicolo probabilmente sta piangendo ed è disperata. Gliel'ha anche distrutto. Comunque preferisce. Allora, mi dico un numero da 1 a 4, forza. 5. No, lui è un ragazzo serio questo. Collega, lei è bravo con l'applicativo, così io vado di CAD, sì, che preferisco. Sì. Ok, allora. Non mi deposito. Faccio una multa troppo. Ora le dico tutto quello che facciamo. Cerchiamo anche di fare veloce. Oh, che cazzo, aspetta che ho sbagliato. Ok. No, non fa. Aspetti.
A volte si bugga questa cosa. Aspetta, mi sposto. Ma? Oddio, non lo vedo più. Oh, ma che cazzo? Mica, non riesco a staccarlo, porca puttana. Non riesco a posare. No. Ah, ora sì. Okay. Prima no. Ok, vai. Allora, ne prendo un secondo i documenti dalla tasca. Cioè, dalla tasca. Più o meno. Poi perquisiamolo. Chiediamogli se vuole un avvocato. E io ora, mano a mano... Miranda, più che altro, eh. Chiediamoglielo lo stesso. Allora ragazzi, lo devo multare per guida di veicolo danneggiato. Allora signore, mi sente? Signore, mi sente? La sto multando di 300 euro per guida di veicolo danneggiato. 300 dollari, volevo dire. Anche se qua raga c'è scritto euro. Che ha pagato con successo. I soldi le vengono addebitati direttamente dai nostri sistemi. Poi la sto multando per furto di veicolo. È una multa del valore di 3.000 dollari. E infine per falsa testimonianza. 36 falsa testimonianza. Che è una multa di 2.000 dollari. Quindi diciamo che non ha speso neanche troppissimo come immaginava. E nel rapporto, raga, solo per furto veicolo. Da pagare tutte le multe? Affermativo. Perfetto. Aspetta, ma questo è DIBA, giusto? E XRQ. Ah, ok, è lui, è lui. Ah, ok, perfetto. Minchia, pensavo di averle fatte all'amico. Meno male. Fiu. Ok, collega, se vuoi del supporto ti dico mesi e cose. Te l'hai detto? Guarda... E la contravvenzione ci ha fatto 6 mesi di mesi, per favore. Mesi, sì, allora, vabbè, 6 mesi furto di veicolo più 15 mesi falsa testimonianza. Che cazzo sta succedendo in chat, ragazzi? Allora, si giri, per favore. Ho letto intanto Ricci ignaro di quello che sta succedendo. Scusate raga, ma ero... quando sì, faccio queste procedure favore. Di arresto non considero la chat perché già è un casino così. Non immaginate tutte le finestre che ho aperto, tutte le cose. Lo perquisisca lo stesso da dietro, vada collega. Però ora, ora ho fatto il mio, quindi posso leggervi. Che succede? Fatemi vedere. Sono stato stronzo, raga, con questo arresto. Vai, Nicolax, fai un sondaggio. Scrivi se sono stato cattivo, troppo cattivo, o se ci stava arrestare questo ragazzo. Ok. Raga, se chiudiamo gli occhi per tutti non ci divertiamo. Cioè, che cazzo lo faccio lo sbirro a fare se devo... Capito? È stato... Poverino, è stato anche bravo, dai, a parlare. Cioè, però... signore, si compri un paio di pantaloni che è bruttissimo girare in mutande così. Capisce? Non sono neanche dei pantaloncini, sono proprio dei boxer. Sarebbero atti osceni in luogo pubblico, eh. O anche in luogo pubblico, si potrebbe dire. Perché non parla? Vabbè. Assolutamente, ma che cosa se ne faceva di tutte queste cose? Rivendi all'armeria. Che cos'ha? Zolfo, molle, metallo. Per grilletti. Con quelle cose ci fa le armi. Eh sì. Però sono comunque oggetti legali da detenere. Finché non ha un'arma. Potrebbe anche essere dell'armeria. Oh, può essere sì che gli servono anche per fare altre cose, sai. Dei grilletti, dello zolfo, delle cose. Anche per altre cose. Magari li usa in cucina. Rich è stato, ci stava. Nicolax, miglioriamo un po'.
come scriviamo i sondaggi la prossima volta, però era abbastanza chiaro lo stesso. Rich è stato, ci stava. O cattivo? Ah no. Ah, tre ne hai fatto. Rich è stato, ci stava, cattivo o troppo cattivo? Abbiamo un voto per cattivo. Due voti per ci stava. Grossa partecipazione dalla chat, attenzione. Okay. Tranquillo, Nicolax. Chi vincerà, Big Luciano o Dragon? Qua c'è BB Shadow che sprona la gente a regalare sub. Arriveranno le guardie carcerarie ora a prenderla, Signore, arrivederci, si comporti bene. Bravo collega, ottimo lavoro. È stato semplice, raga, dai. Fin troppo semplice. Noi vogliamo roba molto più difficile. Vogliamo sparare, perdere quelli che abbiamo sparato, però prendere il sangue, indagare, ritrovarli, inseguirli, arrestarli, capito? Io voglio fare tutte le cose così, non questi arresti da schiappe. Però anche questi arresti vanno fatti, quindi ragazzi, casualità, andiamo. Andiamo noi a fare le pattugliamenti. Bravo sicurezza, ti vedo sempre più sicuro di te. Grazie, grazie. Rispetto a quando era cadetto. Ma sì, piano piano si fanno anche nuove esperienze così. Sì, siamo tutti in crescita, io compreso. Esatto. Ho ancora molto da imparare. Esattamente. Ha visto, è uscita la seconda serie del Dipartimento di Polizia di Quercy? No, non l'ho vista. È da vedere però. Io l'ho visto ora e... cioè non lo sto guardando, però ecco, l'ho visto. Lo guarderò. Ci appostiamo un pochettino, vediamo se passa qualcuno. Sì, mi ha messo il colore del fumo nei pneumatici rosa. Il colore rosa dei pneumatici. Sì, lo so, raga. Quando troverò il meccanico aperto lo sostituirò. Proviamo ad andare un attimo dal meccanico che mi cambia il colore del fumo dei pneumatici, che me l'hanno messo rosa per prendermi per il rosa, culo. Ho brutto. Oh, safra. Me l'hanno fatta apposta. Poi quella macchina non è il massimo, rosa. Questa macchina qui di colore nera e bianco. Let's go. Ciao Miki Tusa. No raga, è tutto a posto. Il microfono va. Non sto friendroppando, non sono ancora crashato. Per oggi sotto l'aspetto tecnico tutto a posto. Meno male. Chi mi segue da molto sa quanto ho sofferto. Oh, c'è anche il nostro collega, vedo. Chi? Ah sì. Chi è quello che lo sto riconoscendo? Eh? Chi è che non lo sto riconoscendo? No, il signore vestito di bianco. Mettiamola così. Mettiamola. Ho capito, ma chi è? Ti ricordi il cognome? Lo sto riconoscendo? Il cognome no, non me lo ricordo. Però l'ho visto un bel po' di volte entrare, uscire. Diciamo è più un angioletto, da quello che ho capito. Ah, ok. Tipo il procuratore non procuratore. No. Sì, esatto. O qualcuno del genere. Però non vorrei dire stronzate. Mi sembra la. Raga, c'è la gang dei gialli. Ora li sbatto tutti dietro. Facciamolo, let's go. Andiamo a chiedere se si muovono, dai. Bella la sura, però, eh. Digli che convergiamo dal meccanico per riparazione. Sì, che stiamo sostando per riparazione. Adamo uno sostanziamo al meccanico Malink per riparazione.
Adam 2 converge verso i customs che è aperto dopo Bo. Da una parte sta Tucci. Buonasera. Buonasera, Ricci. Buonasera. 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 C'è sta, sono mica male. Sono da un'ora cercando, non c'è È che me l'ha levato, quando me l'ha levato. Ma no, ma sicuro che questa parte. Ascoltiamo che dicono, sì. Raga, origliamo. La sopra col tettuccio. Sì, tettuccio, sì, no. Ce l'ha. Ma dove si è levato? E che cazzo è? Sopra senza tettuccio, ragazzi. Potessi fare un nuovo effetto Rich poliziotto cattivo. Raga, ce l'avevo quell'effetto, ma fa cagare. Guardate, ve lo faccio vedere. Rich sbirro. Controllo, sì che ce l'ho. Vi faccio vedere gli effetti da sbirro che ci sono. Oh, sto cercando, se vuoi ti faccio vedere. Cerca. Uno. Guarda, dai, vi faccio il cappello troppo grande, raga, non mi piace. Io l'avrei messo se mi stava bene. E che cazzo è? Hai visto? È il parafango. Durate gli seguimenti metto questo. Come stavano prima, come l'hai modificato le mode. E che cazzo ne so. Un altro. Oh, fammi un attimo mettere lo scorgo. Niente, me lo dici per uno. Porca vacca. Chi è che ha Big Luciano, se per lui? Ok, allora so questo, fammi vedere lo scorgo. Vicchia, Big Luciano, sei pazzo. Potrebbe venirmi un infarto. Ci sono questo, cioè. Aspetta, ci sono altri. Vabbè, dai, quello l'altro. Quello più tondo. Questo. Vedete, raga, sono brutti questi effetti. Dai, farò cagare. Non capisco perché io. Guardate, ma perché non fanno così grande il cappello? Cioè, chi fa questi effetti non lo può fare più piccolo. È metodo. Questo, boh. Che cos'è? Perché? Ma questo scudo sai, non no? Ce l'hai. 15 capo, ce l'hai. 15 al massimo? Sì. Vai. Vai. Siamo a 50. Questo capo. È fatto malissimo, raga. Poi. Questo lo stesso mi fa la testa enorme. Fanno. Sono brutti, capito? Allora faccia. Freno, grazie Big Luciano per i beat, anche per il sound alert che oltre a spaventarmi ragazzi ha attivato con i beat, quindi Big Luciano ha donato beat per attivare il sound alert, quindi ti ringrazio anche per quello. Me ne dimentico, scusami, mi dimentico che comunque è frutto anche di una donazione il sound alert. Grazie Big Luciano. No, grazie, non ce l'ho, voglio cercare. Basta. Vuoi cercare le ciambelle? Che ne so, tre. Prova. Vai, sono 50k. Andiamo oltre, suona. Capite ragazzi, farò un po' cagare. Vabbè dai. Dai, ci sta con questo claxon. Un po' circense, io ne avrei messo uno più serio, sì. Vabbè, non so quali sono quelli più seri. Ma... il 45 è il più bello. 45. Cambio nuovo. Mi devi pagare anche questo. Ti pago già questo. Bella la Supra. Compro la Supra. Non paga neanche la Viola, dove vivi? Ecco, le ho dato una lucidatina. Guarda, quello che mi ricordo, se credo, se non lo so. Stiamo. Eccolo. Questo è il più bello. Vai. 18 da 3. Ok. Prossimo acquisto a moto, ok. Confermi, dice che questo è il più bello, vero? 40k facciamo. Iban. 18 da 3. Signore, quanto costa sostituire il colore del fumo dalle ruote? 500, sono. Ok. Dobbiamo fare la volante. Vai, parla tu. Bene, ragazzi. Sì. Berrò dalla mia borraccia di stream, nella quale c'è dell'acqua buonissima, freschissima, perché è dentro la borraccia di stream e quindi come è buona, ragazzi. Rich, ma la tua è divisa, è diversa dalla mia o sbaglio? Sì, Big Luciano, te l'avevo detto. Questa non è quella termica. Mi devo prendere quella termica. Polizia. È che, capito, ora è arrivato anche l'inverno, quindi era meno urgente la termica, capito? Non può.
l'ho detto voi, me l'ha detto. Bella. Sì, 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 no, no, vada, vada. Deve stare un po' calmo. Quanta violenza l'ha messa la macchina qua? Ho accelerato un po' troppo. Vada, vada, sostituisca. Ma mettiamolo. No, normale, normale. Sai, io sono all'antica. Sì, mi ha trollato un tuo collega, forse. No, è ancora rosa, oh. Ma che è rosa? Rosa, è viola, io continuo a vederlo viola, è sempre viola, che palle. È nero. Ma come è nero? È daltonico. Che palle, io lo vedo viola. Ma la soprana che ce l'ha quanto costa? 15 bit. Cazzo, raga, mi sta laggando 5M. Era già nero. Ok, dai, va bene. Quasi. Boh, ti devo pagare, era già nero, dici? No, no, sì, sì, era già nero. E allora, beh, un problema mio di vista, sì, un problema di vista. Sì, penso va bene, io esco da qua che mi sta dando problemi in questo posto al cervello, ma mi fa venire mal di testa potentissimo. Troppi colori. Sì, arrivederci. Grazie. Prego. E niente, raga. Ah, sono tornati gli FPS. Quasi quasi, se non un problema se ci fermavamo dal meccanico, perché sì, dal meccanico, dal concessionario, perché volevo prendere anch'io la Supra. Era da ieri che ci pensavo. Sì. Vediamo se è aperto, vediamo quanto costa, dai. No, in teoria i bit non serve neanche il concessionario, mi ha detto 15 bit. Ah, ok. Pochissimi. È moto? Ne conosci moto? Allora, moto, io ho la Ninja RR, che non so quanto, non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma un bel po' di bits. Cioè, non troppi, ma neanche pochi. E quella credo sia la moto, una delle più veloci che c'è. Qual è? Quella rossa? No, la Ninja RR. Aspetta, non c'è la cosetta, la dovrei vedere. Ah, ma non è qua la concessionaria di... Oh sì, è sì, questa? Sì, è questa. Sì, sì. Digli che convergiamo in concessionaria per fare un controllo. La mono converge anche concessionario per un controllo. Venite anche al 529. Cosa c'è? Ma nulla, nulla. Pattugliare. Affermativo. 10-4. Eccola sopra. C'è anche la Skyline, bella. La moto che mi hai detto qual è? Kawasaki Ninja R2. Ah, la Kawasaki Kawasaki Ninja R2. Bella. La compro. Quanto costa? 25 diamanti, raga. La prendo. Tanto che me ne faccio tutti questi diamanti. Siamo anche in V7. Dai, prendiamo la moto, raga. Compro? Faccio un pull, dai. Raga, però in chat non iniziate a dirmi Rich, prendi quell'altra, prendi quella. Una moto devo prendere. Faccio io, se c'è qualche mod in chat lo sto facendo io il... Ok. E la proviamo anche fuori servizio, raga. Tanto non c'ho cazzo da fare. Mi faccio seguire da qualche collega. Ci state, mi faccio seguire da qualche collega. La Panigal. Pani. Collega, secondo te è più veloce la Panigal o la... quella che mi hai detto tu? Ducati. È un bel dilemma. Secondo me più o meno... Ma se vuoi te la faccio provare la Ninja R2 e poi mi dici te. È full kittata la mia. Ah, arriva bella. Sui 360. Se vuoi te la faccio provare. Dai, andiamo. Andiamo. Io, boh, non lo so. Aspetto forse ancora un po' perché... Non saprei, non saprei. Forse me la prendo, forse no. Vediamo. Tanto tra poco finisce anche. Sì, no, ma infatti. Tutto, sì. Quindi non so, non che ha senso farne conservare con i video di ora poi. Esatto. Sì, anch'io ne ho un po'. Quasi una trentina. Però ho visto che quella moto che mi hai consigliato tu costa 25. 25, quindi sì. Non è molto economica, però si può fare. Cioè. Esatto. La Panigale quanto costa? Quella 15. Quindi mi fa anche pensare che sia più scarsa. Non lo so, te la faccio provare e mi dici te. Conta che è full kittata, non so neanche. Perfetto. Se è al massimo. Da Mona. 570. No, vabbè. Me lo dovete dire uno, se non ho capito. 577. 10-4.
Guarda che scarico ci ho messo e guarda anche la catena. Tanta roba, eh. Mica bella, oh. Ma la compro. Sì. Aspetta, faccio giusto. Siamo in servizio, non potrei, però. Veloce, eh. Facciamo finta che abbiamo visto la moto e sto cercando di capire se coincide. Bella, oh. Bella. Oh, non frena tantissimo, però è bella. Dai, fichissima, raga. Dai, la compro, ci sta. Sì, mi hai convinto, la compro, ci sta. Sì, bella. Te lo dico, mi sono scordato di dirtelo, i freni lasciano un po' a desiderare perché... esatto. Non mi chiedere il motivo, ma... Boh, l'ho provato a full kittare, ma purtroppo sono sempre tutti. Non mi chiede il motivo. Però, cioè, okay. È tanta roba, c'è un'accelerazione da urlo. Dai, posala, l'acquisto veloce e, guarda, sali un secondo sulla macchina per favore, che sennò ho paura di parcheggiare. Sì. Ci sta, raga. Oh, vai, ci siamo. Madonna. Ma sono i colleghi questi? Sì, hanno l'auto civetta. Sì? Sì. È tanta roba quella moto, sì. C'ha un'accelerazione veramente. Ma compra il... Siete accorti che erano volante? Sì, sì, ce ne siamo accorti. Sì. Ah, ecco, perché sto provando a triggerarvi un po'. Abbiamo visto il laptop in dotazione alla polizia all'interno. Ah, è vero, sì, è molto visibile, vero. Perché la devo andare a fucchittare e cambiare colore sotto la livrea per quello. ZX10R, giusto? No, R2. Sì, qual era? No, R2. Eccola qua. E quella c'ha tutto, c'ha la cosa andiamo. Per la marmitta. Ragazzi, se volete vedere il mio setup, io mi sono preso lo trovate su tanto per muscolo, ripeto, non sì, so muscolo, che fare. Certo. Punto esclamativo setup. Le cuffie in realtà moto, me l'ha vendute so il tizio da quello che ho fatto computer assemblato, ma secondo me sono delle cuffie che non sono più in produzione. Non c'è scritto nel modello qua, c'è scritto nella scatola, forse non l'ho scritto il nome delle cuffie. Controllate se l'ho messo. Però mi sa che non le trovate su Amazon queste cuffie. Collega, io mi sa che chiedo un 19. E mi faccio un girettino in moto. Sì, anch'io volevo andare troppo con 19 per trovarla sopra. Darmela per fare tutto. Sì. Colleghi, devo chiedere un 19. A dopo. 14 fai pure. Cioè, sì, non è che devi chiederlo, puoi andare basta. Affermativo. Mi sa che mi metto a trollare i colleghi con la moto. Non ti prendano, io te lo dico. Prima di lavorare in polizia ci provavano, ma raramente. Anzi, se allora, mi cambio, i vestiti dentro. Anche tu stai uscendo in 19. E Adam 1 si scioglie. Chiudi. Quindi Adam 2 diventa Adam 1. Per ora mi vesto così. Volevo trollarli, però in moto devo andare da solo. Che sennò siamo lenti, capito? Sì. No, io tanto vado a farmi la sopra, altro che. Mi sa che poi faccio un salto anche dal tuner e me la faccio modificare al volo. Sì, dai. Esatto. Quanto costa secondo te un full kit? Che converto qualche diamante. Qualche se bit. Non mi ricordo male, sui 50k. Ah no, allora ce li ho. Okay. Se non mi ricordo male, perfetto. Meno di 100. Sì. Ok. Allora il problema è che siamo a piedi. Tu c'hai un mezzo? Qui sotto no. Che palle. Allora niente, andare a gara centrale. Oh, passami il tuo numero comunque. Il mio numero. Allora. 6? Sì. 2645 trattino 8408.
2, 6, 4, 5, 8, 4, ok, dovrei avercelo, ti mando un messaggio. Non lo so usare, raga. Mi ha inviato? Sì. È arrivato? No. Porca vacca, aspetta, allora forse ho sbagliato qualcosa. Hai messo il trattino? No. O... no. Che forse è quello. Come cazzo lo modifico ora? Contatti? Sì, modifica contatto, ecco qua. Oh. 2645-8408. Ragazzi, ora trolliamo i colleghi. Ci state? Mi faccio inseguire dai colleghi. Ok, sì, ora me ne vado. Ok, dai, io vado a gara centrale. Ci vediamo fra sì, un po'. Sì, tanto non anch'io. A dopo. Ah no, stai venendo anche tu. Ok. Signore, polizia di Weir City, mi deve prestare il veicolo in urgenza. Arrivederci. Le verrà ridato dopo. Abuso di potere, let's go, facciamolo. Ok. Facciamo fare un addestramento. Aspettate, raga, che cambio il titolo alla live e ci scrivo. Proviamo la Kawasaki Ninja. Kawasaki. Spero si scriva così, cazzo. Spero di non fare figure di merda, magari l'ho scritto male. Oddio. Buonasera signore. Buonasera, stia tranquillo, non c'è problema. Arrivederci. Okay. Non mi devo far riconoscere, oh. Let's go! Che dite se la fulchito al volo? Oh! Guidi meglio, signore! Guidi meglio con questa schifosa macchina gialla. Arrivederci. Non mi segue. Mica raga, mi diverto ora. Ricci, ricordati che posso farla anch'io. Sì, sì, Nicolax, certo. L'ho fatto io, tanto ce l'avevo sotto mano. Mi sa che la full kit, raga, così vado ancora più veloce, dai. Non c'è nessuno. Salve. Meccanico disponibile per full kit moto. Cazzo, forse il meccanico era quello con la macchina gialla. Mica che brutta la marmitta. Ma veramente questa moto nella realtà ha questa marmitta bruttissima. La cintura, no raga, la cintura lo devo mettere. Smith e Snoke stanno su Impero. Ok, The Real Haven. Penso che stiano aspettando la V7 che poi tornino, credo. Eccolo. Buonasera. Non mi devo far riconoscere, raga. Non mi devo far riconoscere. Buonasera, signore. Salve. Salve. Potrebbe fulghittarmi la moto? Ok, prestazione tutto. Tutto prestazione, tutto quando? Okay. Mettiamo un po' di verde, se lo possiamo mettere nei cerchioni, ecco. Ok.
il fumo intende. Lei ha una... I cerchioni. Assomiglia a una persona, un poliziotto. Un poliziotto? Eh sì. No, io sono un agricoltore. Ah, ok. Sì. Coltiva il grano. Piacere, mi chiamo John. Piacere, Antonio. Salve Antonio. Gianfranco, Big Luciano ha regalato una Saba. Gianfranco Terzo, let's go. Io ti tolgo la targa. Sì, togliamola. Così sono più... ho più privacy. Minigonne. Oh. Minigonne, sì, mi piacciono. Sono belle le minigonne. Scarico. Questo. Scarico questo. Il più bello. Questo. No? No? Mettiamo questo, mi piace. Questo di cartoni. Cage. Oh. Bella. Così, così. Questo. Buona la prima. Abbiamo messo il turbo. Colore cerchioni. Vediamo adesso se si può fare. Quante volte non la può fare. Verde cerchione. Cambiando? No. Perfetto, allora. Va bene. Secondario, che cos'è il secondario qui? Bene. Macchina come... ah no, non si può cambiare il colore. Gialdro? Gialdro, il colore non si può cambiare. Il va colore bene. Del fumo com'era? Verde? Colore verde, va bene. Ok. Verifichiamo subito se è verde. Sì, è verde, confermo. IBAN. Molto bello. Allora, il mio IBAN è, un attimo che non me lo ricordo, 7638. 7638. Un attimo che verifico. Sì. 80.000. Caro. Pagato. Qua facciamo di meno. Perfetto, sono i poliziotti, hanno lo sconto. Grazie. Io vado a provarla. È stato gentilissimo, signore. Arrivederci. Attenzione. Ragazzi, sono sotto. Non frenava bene. Ragazzi, sono sotto copertura. Parlo in quel modo per quello. Per questo. Big Luciano ha regalato un abbonamento a Nicolax. Let's go. Raga, oggi avete sfornato un botto di abbonamenti. Ho detto regolamento o abbonamento? Vabbè, abbonamento volevo dire. Se ho detto un'altra parola, scusate. Minchia, raga, siete pazzi. Oggi quanti? 3, 4, tipo 5 abbonamenti. 6. Quanti cacchio sono, raga? State impazzendo. Siamo a 33 su 35. Attenzione, ragazzi. Grazie mille, Big Luciano. Troppo gentile. Non esagerare, che non vi avverti sulla coscienza. Ho sbagliato, ho preso il Porsche. Ma ce la faccio? Ok, bene, da questo momento in poi trolleremo la polizia. Quindi... trolliamo la polizia in Kawasaki Ninja. Lo prendo come un addestramento. Cioè, la scusa sarà che è un addestramento. Anzi, sapete che vi dico? Andiamo al volo qua al negozio di vestiti, che mi compro un casco come si deve. No, era sul negozio di vestiti. Mi compro un bel casco nero. All black, raga. E rimango vestito elegante comunque. Dove si acquista qua? Merda, non si può. Devo andare nell'altro negozio. Grazie Big Luciano, nuovamente anche a te. Ora anche Nicolax, il nostro mod,
e subato per 2 mesi. Prenditi un casco con la visiera scura. Sì, sì, è proprio quello che voglio fare, raga. Tutto nero. Aspettate, sono un attimino. Ah, qua devo andare. Raga, compro un casco al volo, poi cerchiamo i colleghi poliziotti se c'è qualcuno e li trolliamo. Anzi, sapete che vi dico, mettiamo anche la radio. Mettiamo la radio così sentiamo cosa dicono. C'è una motorina che sta scappando, sta andando qua, da là. Ci sta. Cappelli. Questo. Confermo. Salvo. Elegante nero con casco. Elegante nero casco. Ok. Andiamo. Alla ricerca dei poliziotti. Facciamolo. Gianfranco, ho letto troppo tardi. Vabbè raga, ormai. Dove sono i colleghi poliziotti? Eccoli, eccoli. Ehi, Nadia, 18, dove passo? Ciao. Eri tu davanti che andavi verso la centrale dalla Malina? No, sono entrato proprio adesso. No, non sono loro. Davanti alla centrale che andava alla Malink. Dalle posizioni, raga, devo scoprire dove sono. Dai, prima o poi li trovo i colleghi. Minchia, quanto corre questa moto? Oh. Spero di non trovarmi mai uno da inseguire con questa moto in pattuglia. Raga, bello acquisto, eh. Allora, raga, per chi è entrato ora in live, se è entrato qualcuno perché non lo vedo, in pratica io sono uno sbirro su GTA, ok? Ora sono fuori servizio, mi sono comprato questa moto fichissima, velocissima, un Kawasaki. E ora vorrei trovare i miei colleghi, che invece sono in servizio, i poliziotti, per trollarli un po' e farmi inseguire. Tipo questo Babbo Natale è un collega. Ciao Beppe Natale. Salve giovanotto, come va? Tutto bene, ma lei fa i regali? Certo che porto i regali. E c'è un regalo anche per me? Mi chiamo John Wayne. Può controllare la lista? Se c'è già. Aspetti, arrivato l'ordine. Aspetti che controllo subito la mia borsa immaginaria. Ah, ecco. Ah, ecco la lista. C'è il mio nome? John Wayne. Sì. Cioè, praticamente la scarpa che mi avevi ordinato e qualche carbone perché hai fatto un po' il cattivello. E però questo qua arriva a Natale, sai. Era una bella laura. Bisogna rispettarle. Sì, 25. Bisogna rispettarle. Che palle, va bene. Grazie. Non ti preoccupare, mentre dormirai o spaccerai, quello che farai sotto l'alberello troverai un bel desiderio. Va bene, allora arrivederci, vado a spacciare. Ciao babbo. Bravo, ciao babbo. Quello è l'asso, raga, è un collega. È vestito da Babbo Natale.
chiedetevi il perché. Siamo dei troll tutti quanti, vi sa. Comunque, insomma, una K. Babbo Natale mi porterà una K a Natale. Let's go, facciamo. Alla ricerca. Che culo. Ah, non ho fatto una cosa, raga. Devo smontare le armi, porca vacca. Devo smontare le armi e metterle in macchina, perché se mi rapinano... Aspettate, raga. Devo fare questa rottura di coglioni. Devo tornare in centrale. Aspetta, facciamo che faccio tutto di soppiatto. Non mi devo far vedere da nessuno dei colleghi. Oh. No. No, si è buggato il vestito. Che merda, dovrò andare a ricambiarmelo, raga. Aia. Ok, mettiamo le cose nel bagagliaio, le armi in dotazione della polizia, perché non le posso portare in giro, giustamente, perché se qualcuno mi rapina, raga, è un problema. Ok, non mi ha visto nessuno. Oppure, raga, sti cazzi, a questo punto rimango nudo senza dover tornare a cambiarmi. Dai, chi se ne frega. Chissà dove sono i colleghi. Ce ne sarà qualcuno pattugliando? Buonasera. Salve. Mi dica. Arrivederci. Dove sono i colleghi? Raga, secondo voi dov'è Soro, porca vacca? Voglio trollarli un po'. Di sicuro non fuori città. Allora, se li becco, raga, sarà divertente farmi inseguire dai miei stessi colleghi senza che loro sappiano che sono io. Caccia allo sbirro. Mi metto nei panni di un cop biter, se si dice così. Oh, sirene. 10:45 di una moto al... Oh, sono io. Ok, no. Che diventa un... Buonasera. Al 95. Signore. Accosto. Soggetto è mascherato. E inizia lì, sai come ho detto, ragazzi. 45, mi mancava questa adrenalina. 91 di una moto nera. Prosegue al 693.
394 dietro al concessionario. Le ha trollate. Le ha trollate di brutto. Facciamolo, let's go. 379. Da qua si esce. Sì, si esce da lì. Ma mi hanno già perso. Mi hanno già perso, raga. Oh, bastardi. 378. Oh, oddio. Ah, mi sono spaccato la moto. 376. Cazzo, raga, non ha frenato. Scusate questo power game, ragazzi. Dai. 699. 683. 682. 3. Perso. Mi ero già perso. Dai, dietro di te, però io perso anche il cadetto. Perso anche il cadetto, raga, dai. Li ho seminati easy. Al raga, è morto il cadetto. Stupidi sbirri, non mi avrete mai. Raga, è difficilissimo da usare. Ciao, hai bisogno di un video editor. Ciao, Alibr. Ripeto, 6, 9. Allora, in questo momento 6. Non proprio. Cioè, servirebbe, però non ora, perché ho poco tempo anche per seguire un video editor. Porca vacca. Anche il soggetto stava mi seguendo però. Mandami una mail, Alibr, così mi segno il tuo contatto se dovesse servirmi ufficialmente in futuro. Sapete con che rapporto la macchina? rich.stream.mail @gmail.com. Moto nera, il soggetto non aveva la maglietta, casco nero con visiera riflesso. Ok, ho capito. Oh, hanno detto che il soggetto non aveva la maglietta, ora me la metto la maglietta. Il vantaggio di sentire la radio della polizia e poi fare a modo tuo le cose. Il soggetto si cambia d'abbigliamento. E cambio anche il casco. Verde. $10.99 una moto nera con un soggetto senza maglietta. Mi cambia il colore della moto, raga. È che loro possono fermarmi perché non ho la targa. Capito? L'unico problema è questo. Dovevo lasciargli la targa, raga. Che tanto abbiamo capito lavorando in polizia che la targa negli inseguimenti serve poco e niente, perché potrebbe essere un veicolo rubato, no? Quindi diciamo che avendo la targa loro, vedendomi vestito in un altro modo e tutto quanto, non possono fermarmi. A meno che non rispetto un rosso o vado troppo veloce. Vado a farmi rimettere la targa dal concessionario, raga, andiamo. Cioè dal... Vabbè, avete capito, dal meccanico. Porca puttana. Peggio dei sound alert. Questi spaventi.
E niente, non c'è il meccanico. Rich, 2 abbonati per raggiungere l'obiettivo. Yes, let's go, raga. Grazie mille. Penso di non esserci mai arrivato a 35 abbonati tutti contemporaneamente. Tempo fa ho fatto un po', ma mai così tanto, raga. Era un 10.99. È il collega quello. 10.99, ragazzi. 10.99. Due click di radio se sì. Ah. Check agenti. Sento le sirene, sono qua. Lasso. Ci sono. Sì, Baby Rich non è in servizio. E ora trolla i colleghi. Gli altri sono fuori servizio. La radio manco ce la dovrebbero. Oh, what? Oh, la maschera. Ma che casco di merda. Ah, ok. Andiamo. Eccoli. Oddio. Oh, piano. Eh? Signori. Rich. Lo so, Rich. Ti vedo in faccia, cazzo di... No, il casco. Guarda. Aspetta. Non restiamo per possesso di... Vedi che ce l'ho. Ma non l'avete visto? Io mi chiamo John Wayne, arrivederci. Ma... La... Io non so chi cazzo è Rich. Cazzo, mi hanno riconosciuto, raga. Mi è partita la mia voce. Signore? Andà al veicolo. No. Quante esperienze in quella casetta, ragazzi. Conoscevo la scorciatoia, la puoi fare solo in moto quella cosa. Merda, mi hanno perso di nuovo. Ah no, eccoli. Si sono schiantati, lol. Dove andiamo? Oh! Erano dietro, raga. Andiamo in aeroporto. Non mi ricordo l'ingresso dell'aeroporto, però. Oh. Non è sicuramente qua.
Se vuole salire sulla moto è tutto ok, vada, vada, l'aspettiamo. Grazie, sono John Wayne. Dai, mi sono venuti addosso. Non valeva. Oh, comunque corre questa moto, raga, eh. Vinci facile, ponci ponci po robot. Date tre. Oh. Oh oh. E se mi buttassi a mare? Mi è arrivato un messaggio, chi è? Chi cacchio è? Chi è che mi manda i messaggi durante una fuga, oh? Sicurezza. Rich, come va la moto? Se l'hai fulchitata, se già che tutte le modifiche è ancora più bella. Non posso rispondere ora. Andiamo! Grazie mille per il follow, ostaggio. Qua noi fuggiamo in Kawasaki Ninja, mica siamo scherzi, insomma. Volevi taserarmi il culo? Non mi taserate mai, stupidi sbirri. Li ho fregati nuovamente. Sono lì. Sto per sbirri. Ma l'ho visto. Ora sì. Volevi! Opla! Mica, di tanto stai... Ed è tipo... È il taser che mi sfiora l'orecchio. Levi. Vicoletti? Lì c'è un vicoletto, si può uscire anche.
Ho sentito dire a mozzo. Sono provando a taserarmi, oh. No, la moto rotta. Porca puttana. Come si fa quando si rompe una moto, raga? Devo pensare, pensare, pensare. Devo pensare. Merda. Merda. Non mi vedranno mai, è impossibile. A meno che Maregatto Mystery Sniper adesso. Paolini. Che avete detto? Spero che non stia guardando la live. 10:45, stiamo cercando il tipo, però non lo stiamo trovando. Sarei a 375. Che sono stato appena rianimato. Lago su. Oh, attacca a te. Ragazzi, mi sa che Thief Simulator salta anche oggi, perché solitamente faccio un'oretta di GTA e un'oretta di Thief Simulator, invece ho giocato, cioè, l'orario è arrivato, sono un po' stanco, quindi perdonatemi, lo finiremo. Ok, so che Big Luciano ci tiene, sicuramente Big Luciano ci tiene, non so chi altro di voi. Se metto la possibilità che scatta la denuncia, vedi come smettono di fare i clown. Twitch Mike, esatto. L'inseguimento è stato pazzesco. Dai, ci siamo divertiti. L'unica rottura di palle per me adesso è che devo tagliare quel pezzo quando lo metterò su YouTube. Quindi finirà la live, la farò finire. Cioè, dovrò tagliare quel pezzo e che cazzo. La faccio finire con questo Just Chatting. Quindi ragazzi, se avete visto questo video su YouTube, sto parlando nel futuro adesso, che in realtà per chi mi guarda su YouTube in questo momento è nel presente, mi è stata detta un N-word nella chat vocale in gioco e quindi ho dovuto tagliare il tutto. Comunque l'inseguimento è finito così come avete visto. Vabbè, ragazzi, grazie mille a tutti. Buonanotte. Ciao Rich, sono Sicurezza. Ciao Anto. Sicurezza. Ah, scusami, non ti ho risposto prima, perché stavo facendo un inseguimento con Paolini, non so se l'hai visto, con la moto che mi hai suggerito, molto fico. Molto fico. Bella quella moto, grazie per il suggerimento, minchia, spacca di brutto. Con quella moto vai ovunque. Dai ragazzi, prossimo giovedì, per forza, devo finire anche Thief Simulator, devo fare l'ultima missione probabilmente. Perché il tizio nel gioco mi ha detto che mi ha fatto capire che era l'ultimo colpaccio. Poi non sarà finito al 100%, però le missioni le volevo finire. E poi vediamo se eventualmente porterò altri giochi. Sarà una scelta difficile, vediamo. Probabilmente vi chiederò anche a voi qualche consiglio, vi farò qualche sondaggio, qualcosa. Raga, entrate nel mio Discord, entrate nel mio Discord, che i sondaggi comunque li farò anche lì. Principalmente lì. Se avete Discord entrate. La chat generale è comunque per tutti, mentre i Rich Streamer hanno anche il canale dedicato, privato. Però insomma, se faccio il sondaggio lo faccio per tutti. Ok? Dai ragazzi, vi saluto. Buonanotte, sono Fusissimo. Buon weekend a tutti. Come sapete io streamo da lunedì al giovedì, dalle 9:15 alle 11:30. E niente, e va così. Ciao, let's go, facciamolo.